Buongiorno, benvenuti alla presentazione della 22esima edizione della Milanesiana Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia e Sport, da quest'anno anche Sport. Cedo anzitutto la parola al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Grazie Elisabetta, buona giornata a tutti voi. Evviva per questa nuova edizione della Milanesiana 2021, che speriamo ci conduca a una sorta di nuova normalità. La Milanesiana è importante. Vi leggo quello che recitava l'Ambrogino d'Oro nel 2010, solamente quattro parole, ma dice la cinque parole: la Milanesiana rappresenta una ricchezza per Milano. Alla fine mi verrebbe da dire è tutto qui. Non è tutto qui, ma è molto. E questa è la realtà. Per cui in un momento storico in cui non c'è nulla di scontato, non c'è mai nulla di scontato nella vita, ma in questo momento non c'è proprio nulla di scontato. Ecco, io apprezzo il fatto di essere qui ancora con voi e apprezzo l'impegno di Elisabetta, la sua testardaggine che tutti noi conosciamo, e lo dico come complimento ovviamente, e la sua volontà, la sua resilienza, il fatto di esserci, continuare e crederci, aver voglia di rinnovare sempre questo format, mi porta al fatto di non solo di dover, ma di poter dire che a nome di tutti i milanesi la ringrazio. Perché mi piace la Milanesiana e qui esprimo un giudizio ovviamente che sta tra soggettivo e l'oggettivo. Mi piace perché innanzitutto garantisce un dialogo tra le arti, tra le discipline differenti, e cioè la capacità di mettere insieme il cinema, il teatro, la poesia, il romanzo, la filosofia con la scienza, il teatro, la musica. Ecco, questa capacità della Milanesiana è qualcosa che me la fa apprezzare molto. In secondo luogo mi piace perché ha questa capacità di essere diffusa sul territorio cittadino e non solo, per quest'anno abbiamo 21 comuni che parteciperanno all'evento, e questo è, lasciatemi dire, antico e moderno insieme. Le nostre città sono fatte di quartieri, sono fatte di realtà che vanno al di là dello spirito milanese. E questo è la storia di Milano. Addirittura Milano, la Milano di oggi è l'insieme di comuni preesistenti, ma è anche molto molto moderno. Molte città stanno ragionando sul valore della dimensione di quartiere, e quindi la Milanesiana da questo punto di vista interpreta quello che è la contemporaneità. E infine a me piace molto perché è così internazionale, e quindi questo è lo spirito di Milano. È lo spirito di Milano, come lo spirito di Milano è essere una città varia, plurale, e non sono semplicemente definizioni, ma è qualcosa che vuol dire una conquista quasi quotidiana, no? Il fatto di essere così è un valore, il fatto di essere così dà valore alla città. Lasciatemi dire, crea cultura e crea occupazione insieme, per cui è una nostra conquista e la Milanesiana la ricalca. E infine io penso che la Milanesiana sia sentita dai milanesi come loro, non è un progetto che appartiene a qualcun altro, non è un progetto distante, è un progetto ed è un grande evento che i milanesi sentono come loro. Ed è per questo che poi alla fine rispondo con entusiasmo. Io credo che sia proprio così, cioè quando una cosa piace, quando una cosa è fatta bene, i milanesi rispondono con entusiasmo. Ci sono tiepidi, vuol dire che non è fatta bene, ma alla Milanesiana, al richiamo della Milanesiana, hanno sempre risposto con entusiasmo. Per cui andiamo avanti, facciamo della cultura un perno fondamentale per la rinascita, la rigenerazione della nostra città, la voglia di ricominciare da capo, e quindi tutti insieme troviamo la volontà, la tensione positiva. Ieri abbiamo visto
l'emozione che ci ha dato la riapertura della Scala, per esempio. Ecco, tutto ciò è quello che ci serve. Nessuno di noi ha una ricetta magica che se fa una cosa risolve tutto, ma la volontà di tante persone, di tante istituzioni, di tanti gruppi di persone di costruire il bene di Milano farà cambiare le sorti di questa città e la farà tornare a quello che era, ovviamente con una pelle un po' diversa, ma una Milano che sarà e continuerà a essere una guida per il nostro paese. Grazie a tutti voi. Grazie Sindaco, grazie per l'Ambrogino d'Oro citato alla testardaggine della milanesiana. Portiamo, come hai detto, Milano in viaggio per l'Italia e nel mondo, come negli intenti del nostro Sindaco. Cedo la parola ora all'assessore alla cultura Filippo Del Corno, che ringrazio. Vedo che ancora non è collegato. Ce l'abbiamo? Buongiorno Elisabetta. Ecco, volevo ringraziare l'assessore, cioè te, Filippo Del Corno, in modo particolare per quello che hai fatto in questi anni di assessorato per Milano e per la milanesiana. A te la parola. Grazie Elisabetta Sgarbi, grazie alla milanesiana per quello che questa iniziativa ha fatto per Milano in tanti anni di lavoro. Ha fornito una straordinaria piattaforma di dibattito pubblico in cui tante discipline si sono intrecciate, in cui abbiamo potuto ascoltare la voce e la testimonianza di alcuni tra le più autorevoli e i più autorevoli esponenti del mondo della cultura. La milanesiana è stata tra l'altro straordinariamente preveggente, se posso usare questo termine, nel conciliare la cultura umanistica con il sapere scientifico. E questo l'ha fatto in anni in cui sembrava che queste due discipline non avrebbero più dovuto incontrarsi e toccarsi, cosa che invece è stata resa evidente dalla necessità di un nuovo intreccio e speriamo anche di una definitiva capacità di dialogo reciproco appunto tra la componente delle discipline umanistiche e quelle scientifiche in un momento in cui l'intera specie umana sta attraversando una delle più gravi crisi sanitarie della propria esistenza. La piattaforma di dibattito pubblico che la milanesiana ha rappresentato per la città è stata anche straordinariamente inclusiva. Sono davvero migliaia le cittadine e i cittadini che hanno avuto, grazie alla milanesiana, l'opportunità di entrare in contatto con quel momento sorgivo della nascita del pensiero, che sono appunto le testimonianze realizzate per la milanesiana, grazie poi allo stimolo sempre molto puntuale e attento che Elisabetta Sgarbi dà con il proprio indicazione tematica. Spesso le indicazioni tematiche sembrano, nei casi di alcune iniziative, dei puri pretesti. Nel caso della milanesiana, invece, le indicazioni tematiche sono dei preziosi fili rossi che ci permettono di orientarci appunto all'interno di una testimonianza sempre molto vasta e molto ampia di testimonianze che provengono da tutto il mondo. Credo che ben più autorevolmente di me il sindaco Sala abbia già espresso in maniera molto chiara il significato che la milanesiana ha in questo particolare 2021. Io vorrei aggiungere una piccola annotazione, ovvero sia il fatto che in questi mesi abbiamo dovuto soffrire e abbiamo dovuto sopportare per le necessarie misure di contenimento della pandemia di una limitazione alla partecipazione culturale. E di fatto questo credo che sia stata la prova più difficile che la nostra società ha dovuto sopportare, proprio perché questa privazione è stata davvero molto molto lunga, molto estesa anche nel tempo. Ecco, ora noi stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane, una progressiva ripresa dell'attività culturale in presenza. Riaprono i musei, riaprono i teatri, riaprono il cinema, riaprono le biblioteche. E in questa riapertura così attenta, così graduale, anche devo dire così consapevole e responsabile, sentiamo il seme profondo della necessarietà della presenza della cultura nelle società di oggi e che davvero questo filo che è stato così violentemente, ma al tempo stesso lo sappiamo bene, per necessità preciso a causa delle misure di contenimento della pandemia, ora torna finalmente a riannodarsi
e tutti naturalmente sono estremamente responsabili nell'esercizio di questa capacità di riannodare questi fili nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni della comunità medico-scientifica, ma al tempo stesso consapevoli che la nostra tenacia e la tenacia in particolare di figure come Elisabetta Sgarbi nel riannodare questi fili renderà questo tessuto ancora più forte e ancora più resistente per il futuro. Grazie quindi a te Elisabetta, grazie a tutto lo staff della Milanesiana e grazie a tutte le ospiti e gli ospiti che quest'anno animeranno il tuo cartellone. Buon lavoro a tutti. Grazie Assessore, grazie Filippo. Cedo ora la parola all'Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Buongiorno Stefano. Siamo in collegamento, io ti vedo. Non so se tu mi senta. Stefano? Sì, eccomi. Ecco, a te la parola. Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura della Regione Lombardia. Prego. Sì, grazie. Ma innanzitutto un saluto a tutti, un saluto a cominciare da Elisabetta Sgarbi che è l'ideatrice, l'organizzatrice di questa manifestazione che, lo dico sempre, è molto importante per l'offerta culturale e il panorama culturale milanese, lombardo e anche nazionale, però a me nella fattispecie, nel mio ruolo istituzionale, interessa la dimensione regionale. È difficile intervenire appunto dopo il sindaco Sala e l'assessore Del Corno, che saluto entrambi, perché non sono riuscito a sentirli, non sono riuscito, quindi magari ripeterò cose che hanno detto, perché ci sono state appunto delle difficoltà di comunicazione. Io ci tenevo a sottolineare che Regione Lombardia anche quest'anno c'è a sostenere la Milanesiana, perché appunto ritiene che la Milanesiana, come dicevo prima, sia una manifestazione davvero di assoluto rilievo. Peraltro io trovo che proprio il format della Milanesiana, che è così originale, così eclettico, così trasversale rispetto a molti campi del sapere, dalla musica al cinema, l'arte, la filosofia, il diritto, l'economia, che nel potenziale fruitore dell'offerta culturale della Milanesiana non lascia che l'imbarazzo della scelta e si rivolge a un pubblico molto vasto e molto eterogeneo. È proprio il format, e di questo bisogna dare atto a chi l'ha pensato e lo organizza e lo dirige, cioè Elisabetta Sgarbi, è proprio il format sia particolarmente indicato e particolarmente importante in questo momento. Perché? Perché non vi è dubbio che quello che è successo da oltre un anno a questa parte, soprattutto i tre lockdown in cui la gente è rimasta chiusa in casa, in cui per esempio ha mutato le forme della fruizione della cultura, perché non è che la gente abbia abbandonato una dimensione culturale, diciamo che c'è stata una fortissima atomizzazione, una forte individualizzazione della frequenza appunto dell'offerta culturale. La gente si è rivolta alla rete, si è rivolta alla televisione, si è rivolta al libro, per esempio il libro e lo dico a un editore capace come Elisabetta Sgarbi, il libro per esempio durante il lockdown è uno dei comparti che ha sofferto di meno rispetto ad altri, e proprio perché la gente è rimasta in casa chiusa per tre lockdown abbastanza lunghi, duraturi e dal punto di vista psicologico impegnativi, e di conseguenza questo isolamento ha innescato delle derive disgregative della socialità, perché le comunità che appunto vivevano su forme di socialità territoriale molto forte hanno vissuto sulla propria pelle questo fenomeno di sfilacciamento, di disgregazione della socialità. Io sono convinto che solo
facendo leva sui luoghi e sugli istituti della cultura e sull'offerta culturale, che è possibile ricostruire la socialità disgregata da oltre un anno di pandemia e da 3 lockdown. Intendo dire che è la piccola biblioteca, il piccolo museo della comunità territoriale del vasto paesaggio lombardo che può imporsi come luogo privilegiato per ricostruire la socialità. Ricostruire la socialità attraverso l'offerta culturale. Ecco che il format della Milanesiana, questo format itinerante che ha abbandonato Milano, ha incominciato a guardare all'intera regione Lombardia con un'offerta culturale peraltro prevalentemente all'aperto, perché si tratta di un'offerta estiva che si consuma durante i mesi estivi, veramente che quest'anno abbia un significato addirittura più alto e più importante rispetto alle precedenti 20 edizioni, cioè questa 21esima edizione davvero risulta proprio nelle politiche culturali e nelle dinamiche di ricostruzione della socialità culturale. Trovo che quest'anno la Milanesiana abbia un ruolo addirittura maggiore rispetto agli anni precedenti, rispetto alle precedenti 20 edizioni. Io ricordo quando l'anno scorso, durante il primo lockdown, con Elisabetta ci sentivamo alle ore più improbabili perché c'era molta incertezza se fare o non fare la Milanesiana nel corso del 2020, e ricordo quello che Elisabetta mi diceva, cioè non vorrei perdere la continuità di 20 edizioni perché si trattava della 20esima l'anno scorso. Quest'anno la 21esima è ancora, a mio sommesso avviso, più importante. Ecco perché appunto, al di là dell'offerta, al di là dei progetti sui quali stiamo lavorando, merita davvero tutto il sostegno e tutta l'ammirazione e anche il sostegno concretamente operativo di Regione Lombardia, proprio perché in questo momento si tratta di intervenire su una socialità disgregata. Quando riaprono i musei, riaprono i teatri, riaprono i cinema, bisogna davvero fare leva sulla domanda interna, cioè sul cittadino lombardo che ha vissuto sulla propria pelle questi 3 momenti disgregativi della socialità e alimentare attraverso la leva dell'offerta culturale appunto la socialità delle comunità territoriali lombarde. Quindi è con questo spirito che noi come Regione Lombardia sosteniamo formuliamo il nostro davvero più sincero in bocca al lupo a questa edizione della Milanesiana, perché il ruolo è ancora più importante e io sono certo che la Milanesiana saprà assolverlo con il senso di responsabilità che contraddistingue la manifestazione, i suoi ideatori, i suoi organizzatori, perché dal punto di vista della responsabilità pubblica quest'anno la sfida è davvero una sfida molto impegnativa e io sono convinto che la Milanesiana saprà accogliere questa sfida e vincerla con la solita grande capacità dal punto di vista organizzativo e dell'offerta culturale. Grazie. Grazie Stefano Bruno Galli, una sfida che è ancora più complessa quando vi comunicherò il titolo e il tema di questa edizione. Ma ora la parola al presidente della Fondazione Corriere della Sera e presidente di Book City, che vedo già collegato, Pier Gaetano Marchetti, figura molto importante per la vita culturale della città di Milano e non solo. Grazie Elisabetta. Mi fa molto piacere portare un saluto a questa 21esima edizione della Milanesiana, una Milanesiana, mi permetto di dire, che non abbandona Milano, ma che da Milano ha saputo coinvolgere, adattandosi e quindi colloquiando con le specificità locali molte e molte città e luoghi italiani. Quindi la Milanesiana è ormai una manifestazione culturale a carattere
nazionale, e questo, diciamo, è la boa che si è voltata attorno al ventesimo anno. La Milanesiana continua, credo anche in questa edizione, ci dirà adesso Elisabetta Sgarbi, fondatrice e anima della manifestazione, ci dirà il programma, ma la Milanesiana credo continui quello che per me è un carattere fondamentale, l'interdisciplinarità, cioè non è una manifestazione culturale nel senso tradizionale della cultura paludata, quella che presenta solo libri, discute di qualche tema. No, la Milanesiana è, io credo, uno stato generale della cultura che ogni anno si svolge. Perché? Perché si parla delle arti tradizionali, ma si parla di economia, si parla di diritto. Io molto volentieri ho assunto incarichi e presentazioni in questo ambito. Si parla di scienze, si fanno colloquiare le scienze umane con le scienze dure. Ecco, questo si presentano figure note, premi Nobel, ma anche magari figure non altrettanto note al grande pubblico, eppure di grande valore. Ecco allora questo carattere di interdisciplinarità. E allora veniamo a quello che per me è la terza caratteristica fondamentale, il risultato. Qual è il risultato che la Milanesiana diciamo raggiunge? Io credo che il risultato sia quello di suscitare curiosità, suscitare interessi nuovi, suscitare dei perché. Bene, in questo periodo interrogativi, curiosità sono l'humus sul quale si basa la creatività, e di creatività il paese ha bisogno sia a livello intellettuale, speculativo, sia a livello economico. Ecco, questa è una scossa elettrica che fa scaturire domande, interrogativi, curiosità, voglia di sapere sempre qualche cosa d'altro, qualcosa di vicino. E infine, ultimo punto che si collega al primo, è molto bello questo, diciamo, presenza nelle varie città, presenza in città capoluoghi di regione, presenza in città capoluoghi di provincia, presenza in città come sono le città d'Italia cariche di storia, anche se non sono grandi città, perché la vita sociale italiana si caratterizza per una presenza di capillare di associazioni, organizzazioni, persone che coltivano aspetti culturali, che hanno bisogno di collegarsi, di sentirsi. E quindi, dell'ultimo punto, io apprezzo questa capacità della Milanesiana di far rete, di parlare con tante istituzioni, di parlare con imprese, di parlare con enti culturali, di parlare con teatri, di parlare con registi, con autori letterari, insomma con un pubblico variegato. È un filo rosso che attraversa la nostra tarda primavera e estate e che ci collega, è un filo rosso che dà voglia poi di tessere e di lavorare tutto l'anno. Quindi auguri per questo ventunesimo anno, che un tempo era la maggiore età e che qui segna già ormai l'inizio di una maturità più che consolidata, ma sempre nuova. Grazie a Pier Gaetano, grazie di questa scossa elettrica che proprio
la definizione perfetta di una milanesiana così ampia che compie un viaggio dentro Milano ma anche nelle altre città del nostro bel paese. Al termine del mio intervento provo a togliere gli occhiali scuri, ma ci sono fari più potenti del sole, e lascerò la parola ai partner di questa edizione. I nomi li potete vedere scorrere sullo schermo e li indicherò via via nei singoli appuntamenti. Ma fin da ora intendo ringraziare tutti i partner, sia quelli pubblici sia i partner privati, con i quali cerchiamo di costruire i contenuti di gran parte di questi incontri. Il tema di questa 22esima edizione della Milanesiana, come negli anni scorsi, è stato scelto da Claudio Magris ed è, sembrerà un paradosso, il progresso. L'ha scelto Magris con un riferimento preciso a un libro scritto da uno storico e saggista. Il libro si intitola appunto Progresso e l'autore è Aldo Schiavone, Edizioni Il Mulino. È un tema denso di paradossi, soprattutto perché scelto in questi tempi. E possiamo ancora parlare di progresso? Possiamo farlo in modo univoco? O ci sono tanti progressi, almeno quanti sono i passi indietro dell'umanità? Sono alcune delle domande che ci porremo ascoltando gli oltre 150 artisti coinvolti in questa edizione della Milanesiana. La rosa di questa edizione della Milanesiana è, come sempre, la vedete, la stiamo facendo vedere ora per la prima volta, una rielaborazione di Franco Achilli, che ringrazio, della rosa dipinta da Franco Battiato. Il nostro simbolo è sempre coerente e varia sempre rispetto al tema. Confermiamo la sigla, lo avete sentito nell'attesa dei collegamenti, della Milanesiana, anzi le sigle della Milanesiana, il Ballo della Rosa e Milanesiana di Riviera, di Extraliscio. Forse ci sarà una sorpresa rispetto alla sigla, ma lo capiremo solo nel giorno dell'apertura. Per quanto riguarda gli Extraliscio, sarà una festa nella festa, perché dopo che se ne è parlato tanto, uscirà nei cinema, quindi nelle sale, diceva l'assessore, riaprono i teatri, riaprono le sale cinematografiche, i musei, si vedrà nelle sale, quindi in presenza, il mio film loro dedicato, Extraliscio, Punk da Valera, questa è la locandina, e questo accadrà nei primi giorni della Milanesiana, il 14, il 15 e il 16 di giugno, e confermerà una ampia collaborazione con la piattaforma di Nexo, che lieviterà di anno in anno. Gli Extraliscio nascono in qualche modo nei percorsi della Milanesiana due anni fa, nascono molto prima, ma hanno avuto una grande visibilità e da allora accompagnano la Milanesiana perché sono un progetto culturale ampio e profondo. La Milanesiana 2021 inizierà il 13 giugno per non, dico io tra parentesi, finire il 6 agosto, perché già so che l'autunno accenderà di nuovo la Milanesiana con un programma che comincia a definirsi. Toccheremo complessivamente 25 città italiane. In estate il nostro viaggio toccherà 22 città italiane. E ringrazio queste città per l'ospitalità e per avere creduto in un progetto che è nato a Milano, ma che evidentemente oltre Milano è andato. Le 22 città coinvolte nell'estate sono Sondrio, Milano, Bormio, Torino, Venaria Reale, Bergamo, Bassano del Grappa, Monza, Pavia, Alessandria, Villafranca di Verona, Ascoli Piceno, Urbino, Firenze, Gardone Riviera, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Cervia, Ravenna, Gatteo a Mare, Parma, Fiesole, Venezia. E in autunno altre tre città. Ho detto prima 25 città italiane, ma ho sbagliato perché ci saranno altre due città che sono Codogno e Trieste, ma andremo infine anche a Parigi. Dunque,
25 città complessivamente, 10 saranno le mostre per la Milanesiana 2021, oltre 65 appuntamenti, oltre 150 ospiti da tutto il mondo. Un budget di circa 550.000 euro. Ormai è molto frammentata la lista dei contributori, vi posso dare conto dei bandi per capire le grandezze della Milanesiana 2020. Il Comune di Milano ha contribuito per 45.000 euro, la Regione Lombardia per 20.000 euro. Dunque, il tema della Milanesiana, come dicevo, è il progresso. Qualunque cosa si intenda con questa parola, è indubbio che non c'è progresso senza memoria. E quindi la Milanesiana torna a celebrare degli anniversari per contribuire a puntellare la nostra memoria. I 100 anni di Giorgio Strehler, i 90 anni di Giuliano Montaldo, che sono in realtà 91, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i 100 anni di Leonardo Sciascia, i 150 anni di Giuseppe Renzi, filosofo dell'assurdo, nato a Villafranca di Verona, una delle tappe della Milanesiana, gli 80 anni di Bernardo Bertolucci, i 40 anni della Voce del Padrone, mitico album di Franco Battiato, autore del logo, simbolo, la rosa della Milanesiana, i 30 anni dall'ultimo romanzo pubblicato postumo di Alberto Moravia, La donna leopardo, i 20 anni dalla morte del pittore Gianfranco Ferroni, i 50 anni dalla morte di Secondo Casadei, i 30 anni del gruppo musicale Modena City Ramblers. Veniamo al programma nel modo più sintetico possibile, è davvero difficile. Il 13 giugno la Milanesiana aprirà a Sondrio, prima città di questo festival che viaggia, con il concerto di Enrico Ruggeri, un concerto preceduto da un dialogo tra Ruggeri e la giornalista del Corriere della Sera, Candida Morvillo. Grazie a Angelo Schena, che tanto si è adoperato per portare la Milanesiana a Sondrio. Il 14 giugno inaugureremo la Milanesiana a Milano, con un omaggio a Giorgio Strehler, in occasione, lo dicevo prima, dei 100 anni dalla nascita. Un evento davvero importante per la città di Milano e per l'Italia. Lo ricorderemo insieme ad alcuni suoi attori e amici proprio al Teatro Strehler. Ci saranno Massimo Ranieri, Ottavia Piccolo, Ornella Vanoni, André Ruth Chammat, membro del Comitato d'Onore per Strehler 100, e questi autori e attori dialogheranno sulla figura di Giorgio Strehler. Un prologo scritto di André Ruth Chammat e di Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro. Coordineranno l'incontro Mario Andreose e Cristina Battocletti, che a Giorgio Strehler ha dedicato una bellissima biografia, Il ragazzo di Trieste. Ad aprire l'incontro, la lettura di una donna straordinaria che è diventata un punto di riferimento per capire le tragedie e le grandezze del Novecento, Edith Brucca. Questo incontro è in collaborazione con Università Yulm e ringrazio Gianni Canova per avere confermato questa pluriennale collaborazione. Il 16 giugno la Milanesiana torna alla Reggia della Venaria Reale dopo un anno di pausa causa pandemia. Venaria Reale è la terza tappa della Milanesiana e nella chiesa di Sant'Uberto ospiteremo sul tema del cambiamento e del futuro un prologo di Rula Gebreal e lo spettacolo del cantautore poeta Simone Cristicchi, Happy Next. Due contributi che rispondono alla domanda su quale futuro e quale felicità dobbiamo attenderci. E assieme allo spettacolo di Simone Cristicchi apriremo la prima delle 8 mostre della Milanesiana, prima che ci siano quelle poi dell'autunno, in anteprima assoluta, una vera e propria scoperta. L'opera grafica di Simone Cristicchi, che è discepolo di Iacovitti. Iacovitti gli ha dedicato tanti dei suoi disegni, alcuni di essi verranno
esposti e Cristicchi immerge uomini e donne nella natura lasciando che si compenetrino a vicenda. E la mostra si intitola Happy Sketch Natura Umana. Il 19 giugno torniamo a Milano e torniamo finalmente al Cinema Messico di Antonio Sancassani per il primo degli appuntamenti di cinema di questa milanesiana, dedicato a un regista documentarista del 33, nato a Pozzolengo, Brescia. Si chiama Franco Piavoli, è un ex avvocato ed è stato spinto alla regia da Silvano Agosti. Piavoli è piaciuto molto a Tarkovsky, che di lui ha detto: il pianeta azzurro, titolo del suo film più importante del 1982, è un poema, è un viaggio, un concerto sulla natura, sull'universo, sulla vita. Un'immagine diversa da quella sempre vista. E Franco Piavoli dialogherà con Paolo Mereghetti e riceverà il premio Rosa d'Oro per il cinema della Milanesiana. Il 22 giugno la Milanesiana sarà a Gardone Riviera, quarta città della Milanesiana, al Vittoriale degli Italiani, nel Teatro Romano, con un grande concerto, e quindi in nome della musica. Il concerto è il concerto di Emir Kusturica e la No Smoking Orchestra. Emir è scrittore, è regista, è compositore ed è quindi l'ospite perfetto per la nostra milanesiana, interdisciplinare, come ha detto Pier Gaetano Marchetti. Il 24 giugno, secondo appuntamento al Cinema Messico, racconteremo i 90 anni più uno di Giuliano Montaldo con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Vedremo alcuni dei film di Montaldo rimasti nella storia, tra cui il suo esordio del 61, restaurato dalla Cineteca di Bologna, ed è Tiro al piccione. Giuliano Montaldo riceverà il premio Omaggio al Maestro della Milanesiana di quest'anno, un premio tradizionalmente conferito a un maestro del cinema invitato alla Milanesiana. È lunga e bella la lista degli omaggi al maestro per il cinema della Milanesiana. Il 25 giugno la Milanesiana toccherà la quinta città del suo viaggio, Bergamo, e presso la Galleria Ceribelli sarà allestita la seconda mostra di questo festival dedicata alle fotografie di Giuseppe Leone, grande fotografo siciliano, colto amico di Gesualdo Bufalino e Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia, lo vedrete, ricorrerà spesso in questa edizione della Milanesiana. La mostra ha il titolo Metafore ed è a cura di Mario Andreose. Il 26 giugno saremo nella sesta città della Milanesiana, a Bassano del Grappa, nella splendida cornice del Castello degli Ezzelini. Parleremo degli scenari del futuro e non credo in questo caso del progresso, con tre artisti che hanno una visione ampia dei conflitti che agitano il mondo. Sono due premi Goncourt, Tahar Benjelloun e Amin Maalouf. Con loro il pianista iraniano Ramin Bahrami, che di recente ha rivelato la sua lotta, condotta anche attraverso la musica, contro la sclerosi multipla. Il 27 e il 28 giugno la Milanesiana tornerà a Milano, nel cortile del Castello Sforzesco, grazie al Comune di Milano, dunque, per due appuntamenti dedicati a Dante, a 700 anni dalla morte, nel segno della memoria. Saremo il 27 giugno con la lettura Dantis, Voce e Vortice, con un ospite a me graditissimo, Arto Linsai, che rilegge alla sua maniera la lettura Dantis di Carmelo Bene. Arto Linsai, voce, chitarra ed elettronica, Melvin Gibbs, basso, tastiere, elettronica, Rachele Andrioli, voce, tamburi e cornice, Re di Asa, violoncello. E devo davvero ringraziare Paolo Cagliani e Ponderosa che hanno prodotto questo concerto per avermi permesso di inserirlo nel programma della Milanesiana. Per me è un tuffo al cuore, mi permette di ascoltare dal vivo di nuovo Arto Linsai, grande chitarrista, cantante, grande produttore americano che fu ospite
22 anni fa, della prima edizione della Milanesiana nel 2000. E mi permette di riascoltare la voce di Carmelo Bene, autore e attore straordinario, che dalle Torri di Bologna nel 1981 interpretò Dante contro l'orrore dell'attentato alla stazione di Bologna dell'agosto del 1980. Il 28 giugno, ancora al Castello Sforzesco, Aldo Cazzullo terrà la sua Lectio Magistralis su Dante, a partire dal suo libro di grande successo, A rivedere le stelle, e a seguire il concerto di Vasco Brondi, Paesaggio dopo la battaglia. Così, con Brondi, porto anche un po' della mia Ferrara a Milano. E sono felice di portare Vasco, che è appena uscito con un album molto bello, cui hanno collaborato in una canzone anche gli Extraliscio. Dal 29 giugno al 2 luglio a Milano, alle ore 17, avremo in presenza il primo ciclo di incontri in 4 appuntamenti, uno in più dello scorso anno, in collaborazione con la BMW presso la BMW Urban Store di Via De Amicis. E saranno protagonisti la musica, la letteratura, la scienza, un ciclo di incontri che abbiamo voluto intitolare La velocità delle arti. E come di consueto mostreremo una nuova art car, la Esther Malangu Art Car, BMW Art Car, la terza mostra della Milanesiana. Esther Malangu è nata in Sudafrica nel 1936, è la prima donna ad essersi cimentata con una art car nel 1991, innestando la sua tradizione culturale in un oggetto di, così lo vedete, raffinata tecnologia. Abbiamo voluto anche altre art car di donne artiste, ricordo quella di Jenny Holzer. Il 30 giugno, l'1 luglio, il 2 luglio alle ore 12, in diretta sul Corriere.it, il secondo ciclo di appuntamenti con tre importanti incontri in collaborazione con Intesa San Paolo e Fondazione Corriere della Sera. Abbiamo chiamato questa sezione Diritti e Doveri, che prosegue la nostra indagine sul diritto, indagine di successo, perché le visualizzazioni che abbiamo avuto lo scorso anno sono state davvero numerosissime, ed è la sezione a cura di Pier Gaetano Marchetti. Colgo l'occasione per ringraziare il Corriere TV, perché anche quest'anno seguirà diversi incontri in diretta streaming, e poi darò la parola al vice direttore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione. In questo ciclo di incontri, diritti e doveri, due incontri sono dei faccia a faccia, così li abbiamo pensati. Il 30 giugno ospiteremo un dialogo sul tema del diritto d'autore tra il ministro della cultura Dario Franceschini e Pier Gaetano Marchetti. Nello stesso incontro, in apertura, l'amministratore delegato di GFK Enzo Frosio presenterà una ricerca commissionata dalla Milanesiana sullo stato attuale e gli scenari futuri della lettura. Il 1 luglio, nella stessa sezione, Pier Gaetano Marchetti dialogherà, altro faccia a faccia, con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi su un tema particolarmente spinoso, la scuola e l'istruzione. Il 2 luglio, il terzo e ultimo incontro della sezione, questo plurale, sempre in streaming su Corriere.it, sempre coordinato da Pier Gaetano Marchetti, intitolato La selva delle leggi, con Natalino Irti, Guido Alpa e il presidente di Enel, Michele Crisostomo. Ma torniamo alle serate della Milanesiana a Milano, con grandi nomi della letteratura e non solo. Il 29 di giugno alle 20 a Milano saremo nel cortile di Palazzo Reale, in collaborazione con il Comune di Milano e Arianteo, grazie a Lionello Cerri, a Domenico Piraina, a Isabella Menichini, e ascolteremo, siamo nel cuore di questa Milanesiana a Milano, lo storico Aldo Schiavone, ispiratore segreto, come dicevo, con il suo libro sul progresso, del tema di questa Milanesiana. E sarà presente con lui lo scrittore, presidente dell'Ulipo, premio Goncourt 2020 per l'anomalia, Hervé Letellier, un scrittore che in questo momento
in Francia ma anche in Italia è un vero best seller e sarà presente anche Claudio Magris. Gli interventi saranno circondati dalla musica con un prologo musicale di Hildegard De Stefano, giovane e talentuosa violinista e protagonista della Compagnia del Cigno, diplomata al Conservatorio di Milano, e un concerto di Antonio Ballista sul tema della Milanesiana. Il 30 giugno, sempre a Milano, nel cortile di Palazzo Reale, alla stessa ora, alle 20, il primo dei dialoghi tra scienza e letteratura con Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca, che ha di recente dato la speranza di un vaccino contro il tumore, la scrittrice americana Ann Boyer, che alla sua esperienza del tumore ha dedicato un libro struggente e crudele, Non morire, e che ha avuto il premio Pulitzer 2020 per la saggistica, Eshkol Nevo, forse il più importante scrittore israeliano vivente, tutti autori che incrociano al loro interno passioni diverse. Mi pare che abbia aderito anche Giampaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer, in questo incontro dedicato a una scienza più umana. A seguire il concerto di Extraliscio, finalmente a Milano, con Davide Toffolo. In questa occasione verrà conferito Alberto Mantovani e Ann Boyer il premio Villa Bogdano 1880 e partner per la prima volta della Milanesiana, un premio dedicato a protagonisti del mondo della cultura che si battono per un futuro sostenibile. Grazie a Domenico Veronesi. Questo incontro è in collaborazione con Fondazione BPM. Il 1 luglio, ancora a Milano, ancora a Palazzo Reale, ascolteremo la consueta lezio, importante per la Milanesiana, di Massimo Cacciari, Progresso e false utopie, seguita dal concerto di Gil Bae, pianista talentuosissima, che sta riscontrando un successo enorme con date in tutta Europa. L'introduzione sarà al concerto di Francesco Micheli. Il 2 luglio, sempre a Palazzo Reale, ascolteremo Michel Houellebecq e il premio Strega Edoardo Nesi. A Michel Houellebecq, questo è importante, verrà conferito un nuovo premio della Milanesiana, il premio Jean-Claude Fasquelle, che a partire da quest'anno ogni anno verrà conferito a un autore francese particolarmente significativo. E iniziamo con il più grande scrittore francese vivente, Michel Houellebecq, per la memoria di un grande editore francese, Jean-Claude Fasquelle, che c'era molto vicino anche alla Milanesiana. Il concerto sarà affidato a Paolo Fresu. Con Michel Houellebecq saluteremo Milano e inizieremo il vero e proprio viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Il 3 e il 4 luglio saremo a Monza, all'insegna dell'arte, questa è la settima città di questa edizione della Milanesiana, nella Piazza del Duomo con Marco Goldin che ci racconterà Van Gogh, Vittorio Sgarbi che ci racconterà Sciascia, critico d'arte, un aspetto poco esplorato, letture di Sabrina Colle dai testi di Sciascia e un omaggio a Franco Battiato a 40 anni della voce del padrone con il concerto di Alice. Inaugureremo la quarta mostra della Milanesiana, una doppia mostra fotografica alla Galleria Marco presso la Villa Reale di Monza. Esporremo infatti, grazie a Rialdo Ceribelli e a Maurizio Caldirola, le fotografie di Gianfranco Ferroni a cura di Rialdo Ceribelli e Andrea Zucchinali in occasione del ventennale della morte di questo grande artista Gianfranco Ferroni, e accanto alle foto di Ferroni che sono tra il 1970 e il 1995 ci sarà una vera scoperta, una serie di fotografie ritrovate della Seconda Guerra Mondiale. Sono scatti di un alpino, Vittorio Rosina, bellissimi, nato a Campertogno, in provincia di Vercelli, nel 1915. Ritraggono un mondo di scalatori di montagne, immersi nella natura, possente e coperta dalla neve e dal ghiaccio. Il 5, il 6 e il 7 luglio
torneremo in una città che amiamo molto, che è Bormio, e è anche una città olimpica, e avete sentito che nel sottotitolo della Milanesiana c'è anche lo sport. È la settima città della Milanesiana, saremo nella piazza del Quercia e apriamo al racconto dello sport con lo spettacolo di Federico Buffa, Italia Mondiala. Il 5 luglio, ho detto il 6 per parlare dello sport, torno indietro, il 5 luglio avremo un omaggio a Sciascia con Pietrangelo Buttafuoco e il 7 luglio invece un Alexio sullo sport di Lapo e il Can e il concerto di Extraliscio e Bello Perdersi. E a Bormio apriremo la quinta mostra della Milanesiana dedicata a un grande pittore, mio conterraneo, di questo piccolissimo paese che ero ferrarese senza l'H, emigrato a Berlino per fare l'operaio, Adelchi Riccardo Mantovani. La mostra sarà allestita presso la Banca Popolare di Sondrio. Mantovani è un pittore straordinario, visionario, fantastico, a tratti ironico, che da molti anni risiede a Berlino. A Adelchi Mantovani verrà conferita la Rosa d'Oro per l'arte della Milanesiana. Grazie come sempre a Paola Romerio Bonazzi per l'energia, quest'anno premiata con ben 3 appuntamenti. Il 9, il 10 e l'11 luglio la Milanesiana torna a Pavia, nona città di questa edizione, nel bellissimo cortile del Collegio Borromeo per 3 incontri di grande intensità. Il 9 luglio il premio Nobel Wol Soyinka leggerà in anteprima alcune pagine dal suo nuovo romanzo, in tema poi con la Milanesiana, il primo dopo oltre 48 anni, cioè da oltre 48 anni Wol Soyinka non scriveva narrativa. Con lui uno dei migliori romanzieri italiani, Nicola La Gioia, premio Strega 2015, che con La città dei vivi ha scritto uno dei romanzi più belli del 2020, e ci sarà un prologo di Andrea Moro, romanziere e filosofo del linguaggio, dedicato proprio alla lingua in Dante. Il concerto sarà affidato a Omar Sosa, pianista jazzista cubano. Il 10 luglio racconteremo sempre al Collegio Borromeo di Pavia l'Italia di Dante con Giulio Ferroni, uno dei più illustri critici letterari italiani, che ha dedicato all'Italia di Dante un volume imponente di grande successo. Sarà un viaggio nei borghi e nei paesaggi più nascosti d'Italia, sarà anche un viaggio illustrato. L'11 luglio, sempre a Pavia, un incontro dedicato alla guerra e alle guerre, che sono forse la spia più evidente che il progresso è caratterizzato da molte ambiguità. Il 2 volte premio Pulitzer Yobi Warrick ci racconterà la guerra in Siria e la strage compiuta con le armi chimiche a danno dei cittadini. Ci sarà un giovane poeta di Odessa, pluripremiato, che vive negli Stati Uniti, Ilya Kaminsky, che ci leggerà alcune storie dalla sua struggente ballata dedicata alla guerra e che si intitola La Repubblica dei Sordi. E poi il prologo illustrato, fotografico, dedicato ai diritti umani, sarà affidato al noto fotografo Oliviero Toscani. Vedremo in questa serata il contributo cinefotografico di Teo Volpatti, che ci accompagna in ogni edizione della Milanesiana e quest'anno sarà focalizzato sui territori occupati della Palestina. Per questo reportage Teo Volpatti ha ricevuto il premio internazionale Talent con presentazione al MoMA di New York. Il concerto sarà affidato a un amico della Milanesiana, Ramin Barami. Il 12 luglio torneremo a Milano alle 12 per un appuntamento in streaming sul Corriere.it su un tema molto attuale che è il futuro delle città. Ci saranno Guido Brera, Vincenzo Trione, Salvatore Veca, Livio Sacchi, Gian Giacomo Schiavi, Candida Morvillo in collaborazione con MM che da anni ci segue. In questa occasione parleremo anche di una piattaforma che abbiamo voluto e pensato con MM, cioè inviteremo i ragazzi a inviare un loro contributo video
per raccontare liberamente come vedono la Milano del futuro, e tra i selezionati verrà scelto un vincitore. Il 12 luglio sera saremo a Milano in presenza al Teatro Noma di Livia Pomodoro con un omaggio a Alberto Moravia a 30 anni, come dicevo, dalla sua ultima opera La donna leopardo, con uno spettacolo di e con Michela Cescon, Lorenzo Pavolini, Paolo Sassanelli, prodotto dal Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto, e un prologo del due volte vincitore del premio Strega, autore del bellissimo Colibrì, venduto in oltre 25 lingue, cioè Sandro Veronesi. Il 13 luglio la Milanesiana si sposta nella decima città, che è Alessandria. Scrive Umberto Eco nella sua autobiografia, per descrivere lo scetticismo che caratterizza lui e gli alessandrini: San Francesco nel 1213 si fermò anche ad Alessandria di passaggio verso la Spagna, ma gli alessandrini non ne furono particolarmente colpiti, tanto è vero che non sono nati particolari eventi di culto. In realtà Francesco pose la prima pietra di una chiesa che a lui venne dedicata e che ora è stata restaurata. E per questa importante occasione Vittorio Sgarbi terrà la sua lezione sulla iconografia di San Francesco. Il concerto sarà affidato a Edgardo Moroni, che è un pianista jazz dell'orchestra Vivaldi, e il prologo sarà di Hildegard de Stefano. Il 16 luglio torniamo a Villafranca, torniamo nel senso che c'eravamo stati l'anno scorso, undicesima città, per un grandissimo, possente concerto dedicato a Ennio Morricone della Roma Sinfonietta con la cantante Tosca. In questa serata ricorderemo al grande pubblico un filosofo nato proprio a Villafranca, lo dicevo prima, un filosofo dell'assurdo, Giuseppe Renzi, con una breve lettura da un suo testo, ora molto attuale, La democrazia diretta, pubblicato da Adelphi. La lettura sarà di una bravissima attrice, Agnese Nano, in occasione dei 150 anni dalla nascita del filosofo Giuseppe Renzi. E poi il 18, il 19, il 20 e il 21 luglio, per quattro date quindi, saremo ad Ascoli Piceno, ormai luogo principe della Milanesiana e dodicesima città di questo festival, con quattro spettacoli al Teatro Ventidio Basso. Primo spettacolo Michele Placido e Giovanni Caccamo e un prologo di Lucrezia Lerro e il grande regista armeno Yervant Janikian. Secondo spettacolo Gene Gnocchi e Fabrizio De André, raccontato da Dori Ghezzi e Francesca Serafini. Terzo spettacolo Il Caravaggio di Vittorio Sgarbi con un prologo del violinista scrittore Leonardo Mazzarotto. Quarto spettacolo Antonio Rezza, Leone d'oro alla carriera per il teatro 2018. E poi due mostre a Ascoli. Lodola installerà nei giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele la nuova rosa della Milanesiana, una rosa sonora che si illumina con la sigla della Milanesiana, una rosa alta 3 metri, l'avevamo fatto l'anno scorso per Milano Marittima e grazie quindi a Lodola e alla fondazione che porta il mio nome, e alla Pinacoteca di Ascoli una mostra di dipinti di Gianfranco Ferroni, pittore, in occasione dei 20 anni, dicevamo, dalla sua morte. Dunque doppio omaggio a Gianfranco Ferroni, fotografo, e a Gianfranco Ferroni, pittore, in questa Milanesiana. E grazie al Comune di Ascoli e grazie a Francesca Filauri, che è un motore inesauribile. Il 22 e il 23 luglio la 13ª città della Milanesiana, Urbino. Il 22 luglio saremo in Piazza Risorgimento, bellissima piazza dove eravamo stati l'anno scorso, e il progresso, che è il tema della Milanesiana, lo ribadisco, si tinge dei fantasmi del passato con Patrick McGrath, Katarina Volkmer e Maria Antonia Avati. E il 23 luglio, sempre in Piazza Risorgimento, a Urbino, il progresso si tinge dei colori straordinari della musica napoletana con Avvenne a Napoli, passione per voce e piano. Questo è uno spettacolo del cantautore e musicista
di grande talento Edoardo De Crescenzo, che è voce fisarmonica, e Julien Olivier Massariello al pianoforte. Il 24 luglio ci spostiamo nella 14ª città della Milanesiana, che è Firenze, in collaborazione con la Fondazione Meyer. Ci sarà Elio, il cantante delle Storie Tese, che questa volta dialogherà con il professor Giampaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer, su un argomento molto intimo, ma di fortissimo rilievo pubblico, argomento per cui da anni Elio sta facendo una vera e propria battaglia. Cosa significa avere un figlio affetto da autismo? E a seguire, in una sorta di teen milanesiana, il Pinocchio di Francesco Bianconi e il Metallo su carta. Il 26 e il 27 luglio torneremo a Gardone Riviera, nella cornice del Teatro Romano al Vittoriale, e il 26 luglio avremo lo spettacolo di Antonio Rezza nella prima serata Pitecus, diverso dallo spettacolo che avremo ad Ascoli, e nella seconda serata, il 27, avremo il concerto di Uto Ughi al violino e Andrea Bacchetti al pianoforte, dal titolo Il violino romantico. Il prologo lo abbiamo affidato a una scrittrice romantica e gotica, la vedete, Carmen Pellegrino, e introdurrà il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, che ringrazio dell'ospitalità. Il 29 luglio continuerà il viaggio della Milanesiana e arriveremo in Emilia-Romagna, da cui sono partita io per arrivare a Milano per il mio lavoro, con 5 appuntamenti in 5 città della regione in collaborazione con la regione Emilia-Romagna. Andremo a Sant'Arcangelo di Romagna, a Rimini, a Gatteo a Mare, a Cervi, a Ravenna, a Parma, e dedicheremo a questa sezione con la regione Emilia-Romagna e APT Emilia-Romagna una conferenza stampa a Bologna il 18 maggio, quindi non mi soffermo analiticamente sul programma, salvo dirvi che in ogni tappa ci sarà una dedica a una grande personalità. A Sant'Arcangelo di Romagna, dedica ai 30 anni dei Modena City Ramblers; a Rimini, dedica a Fellini e Cagnacci, deve scorrere forse non c'è la scheda; a Gatteo a Mare, dedica a Secondo Casadei e lo spettacolo di Lopez e Solenghi; a Cervia dedica a Enzo Iannacci di Elio e Gaglione; a Ravenna dedica a Dante con Pupi Avati; a Parma dedica a Bernardo Bertolucci con Laura Morante e Ermanna Montanari. E a Marina di Ravenna inaugureremo la nona mostra di questa milanesiana presso la Galleria Faro Arte di Pericle Stoppa. Il titolo della mostra è Milanesiana di Riviera, la canzone degli Extraliscio è sigla della Milanesiana, sigla per l'Emilia Romagna, artisti, paesaggi e sculture. Due fotografi, Giuseppe Nicoloro e Manuel Palmieri, romagnolo, Giuseppe Nicoloro vive da molti anni in Emilia, in dialogo con uno scultore straordinario di Cesena, nato nel 1932, che è Leonardo Lucchi. Infine, il 4 agosto la Milanesiana tornerà in Toscana a Fiesole con il concerto finale degli Extraliscio. Il 6 agosto la Milanesiana chiuderà a Venezia, 22ª città, nella bella cornice di Casa Gredo, con una mostra dedicata a questo pittore, Mario Cavalieri, di origine ebrea e veneziani, nato a Rovigo nel 1887, morto in Francia nel 69. Uno straordinario pittore, materico, pieno di colori e accensioni, un Klimt veneziano. Chiude, ma non chiude, la Milanesiana, come dicevo in apertura. La Milanesiana riprenderà in autunno con appuntamenti in parte ancora in via di definizione. A settembre saremo a Trieste perché racconteremo Erwin Laszlo, in presenza di Erwin Laszlo, con la sua autobiografia. Erwin Laszlo è un filosofo e pianista ungherese, fondatore della teoria dei sistemi, e parleremo in un incontro tra letteratura, scienza e musica insieme a
lui e a Riccardo Illy. A settembre saremo anche a Codogno in collaborazione con TDM Teatri Comuni di Codogno, Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno per una mostra, la decima, e un incontro dedicato all'attualità di Pietro Antonio Magatti, un pittore nato a Varese nel 1691. Ringrazio per la tenacia Andrea Ragosta. Sempre in settembre, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, inizieremo la collaborazione con l'associazione Chineo, che l'anno scorso ha premiato Oliver Stone, e conferiremo il premio Chineo insieme a Rosetta Sanelli, che è la presidente di questa associazione, a un grande regista. A Milano ricorderemo sempre in autunno la figura di Václav Havel, primo presidente della Repubblica Ceca, drammaturgo, saggista, poeta ceco, dissidente e perseguitato politico sotto il regime comunista, 10 anni dalla scomparsa. Ma a novembre, lo dicevo, la Milanesiana andrà oltre confine a Parigi. Ancora la cosa è misteriosa, ma approderemo oltre i confini della nostra bella Italia, e di questo sconfinamento sono particolarmente orgogliosa. Insomma, stiamo realizzando quanto sempre desiderato, quindi un festival senza interruzioni, in continua ebollizione, quella scossa elettrica che diceva Pier Gaetano Marchetti, un festival che viaggia, si diffonde, si moltiplica e incontra gli italiani in queste belle e differenti città di questo viaggio. Oltre ai partner, non posso che ringraziare quanti lavorano e tenacemente a questo programma. Lo immaginerete che giorno dopo giorno si fa e si disfa, siamo stati un po' confusi nel numero delle mostre, nel numero dell'edizione della Milanesiana, ma insomma siamo qui e ribadiamo, sperando di non sbagliare, ma voglio ringraziare appunto il comitato editoriale, International Music, lo scenografo Luca Volpatti, Francesco Gianferrari, che segue la parte tecnica, gli uffici stampa Tina Guiducci e Parole Dintorni. Tina la ringrazio anche, non si vede, ma si vedeva prima, per questo mazzo di rose che contengono degli astri blu, che sono l'idea del progresso e del futuro, tema della Milanesiana. Inizia oggi quindi con questa questa conferenza stampa la Milanesiana da Milano, e sarà un viaggio in 25 città, non solo italiane. Ci saranno 10 mostre, oltre 150 ospiti da tutto il mondo, oltre 65 appuntamenti, di cui 4 appuntamenti solo in streaming, gli altri tutti in presenza, e di questi 15 appuntamenti sia in presenza sia in streaming sul Corriere.it. Quindi si allarga il pubblico della Milanesiana. Ma non finisce qui, ultima dedica per questa Milanesiana così ricca ai miei genitori. Grazie e seguiteci. Cominciamo quindi il collegamento con le autorità che parleranno, e dapprima vorrei cedere la parola, ma la regia mi deve dire qualcosa, all'assessore mobilità e trasporti, infrastrutture e turismo Andrea Corsini per la regione. Eccolo, lo vedo, Emilia Romagna, mi fa molto piacere. Buongiorno. Buongiorno Andrea. Elisabetta, buongiorno, grazie dell'invito. Per il secondo anno consecutivo Emilia Romagna è protagonista di questa grande manifestazione, di questo straordinario appuntamento culturale promosso, ideato da Elisabetta Sgarbi, quindi noi siamo ovviamente molto onorati di essere anche quest'anno partner di questa iniziativa. Quest'anno lo siamo in maniera ancora più importante perché saranno 6 le città della nostra regione che saranno protagoniste del calendario della Milanesiana 2021. Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, l'elenco brevemente, Cervia, Ravenna, Gatteo e Parma, con un programma come sempre molto ricco, molto vario, molto interessante, che fra l'altro celebrerà proprio
in questa edizione il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ovviamente con la serata di Ravenna, Federico Fellini nella serata, nell'appuntamento di Rimini, ma anche Bernardo Bertolucci nello straordinario scenario di Parma, capitale italiana della cultura. Non mancherà naturalmente anche l'appuntamento che viene confermato anche nel 2021 con il comune della Riviera Adriatica di Gatteo Mare. Quest'anno sarà dedicata questa serata alla straordinaria storia della famiglia Casadei. Ecco, fra l'altro è scomparso da poche settimane Raul Casadei, e quindi questa sarà l'occasione appunto per raccontare una storia tutta romagnola, ma anche direi tutta italiana, legata appunto all'epopea della famiglia Casadei. Una milanesiana che quest'anno credo, soprattutto per la nostra regione, ma direi diciamo per tutti i territori coinvolti in questo appuntamento dal grande valore culturale, rappresenta anche simbolicamente, no? La ripartenza del paese all'insegna della cultura e del turismo. Il fatto di vedere coinvolta la regione Emilia-Romagna ha un profondo significato culturale, naturalmente legato ai contenuti delle serate che saranno proposte in Emilia-Romagna, ma vuole significare anche la ripartenza del turismo nella nostra regione, che come tutti sanno è una regione con una fortissima vocazione turistica, che noi vogliamo arricchire di grandi contenuti anche culturali, proprio per dare il senso, il segnale forte di una ripartenza che deve vedere al centro anche le grandi iniziative di carattere culturale. La milanesiana sicuramente da questo punto di vista rappresenta un fiore all'occhiello, un grande orgoglio, e noi siamo felici non solo di essere ancora partner della milanesiana, ma di esserci diciamo in misura e in maniera ancora più importante rispetto al 2020. Quindi grazie Elisabetta della fiducia che ci hai accordato, e saremo anche quest'anno protagonisti di questa straordinaria edizione della Milanesiana. Grazie. Grazie Andrea Corsini, anche noi siamo felici di fare questo viaggio in questa bellissima regione che è l'Emilia-Romagna. Ora cedo la parola a Cristiano Corazzari, assessore a territorio, cultura per la regione Veneto. Ecco Cristiano, buongiorno. Buongiorno. A te la parola. Grazie Elisabetta, un saluto da parte della Regione del Veneto, da parte mia personalmente, oltre che naturalmente porto il saluto del Presidente Luca Zaia. Mi congratulo innanzitutto con te per questa edizione così ricca e devo anche presupporre complessa da un punto di vista organizzativo, perché viviamo in situazioni di assoluta emergenza, così come tutto il comparto culturale. Pertanto chi oggi con grande determinazione e tenacia vuole continuare ad organizzare eventi, sicuramente oltre a dover affrontare delle problematiche straordinarie, però fa anche un lavoro straordinario e dà un contributo straordinario a un concetto sul quale noi vogliamo insistere, quello di una ripartenza complessiva della nostra comunità. Anche per questo motivo mi fa molto piacere che questa edizione della Milanesiana tocchi il Veneto in due luoghi molto importanti anche da un punto di vista identitario, che sono il Castello Scaligero di Villafranca di Verona e il Castello degli Ezzelini di Bassano del Grappa. Per noi è un'occasione per entrare in questo circuito multidisciplinare che prevede un'offerta culturale ricchissima e che riteniamo si integri perfettamente con tutta una serie di attività che stiamo promuovendo e programmando sul territorio per i prossimi mesi. Siamo certi che la cultura sia un volano formidabile di ripartenza, sia in chiave turistica, ma soprattutto per riprendere quel filo che è stato interrotto con la nostra gente, con il pubblico e con quella socialità che è la base poi per creare delle reti nella nostra comunità e per sentirci parte di un insieme. Quindi anche da un punto di vista ideale e valoriale questa iniziativa aiuta molto.
ragione per cui siamo veramente soddisfatti di poter essere al vostro fianco e naturalmente faremo del nostro meglio affinché questa edizione possa essere con il sistema Veneto sempre più integrata e rappresentare un momento di successo. Veneto da questo punto di vista è una terra ricca, accogliente, che vede già entità, realtà, istituzioni culturali di primo ordine e per noi pertanto questo è un valore aggiunto che sicuramente si integra perfettamente con il nostro tessuto, con la nostra realtà. Un grande in bocca al lupo, un saluto e ancora una volta veramente mi congratulo con tutti gli organizzatori per il grande sforzo che hanno fatto e con te in particolare. Grazie Cristiano, andremo anche a Venezia, quindi ben tre città e quindi il Veneto comincia ad avere una presenza importante. Ora cedo la parola a Giorgia Latini, assessore alla cultura della regione Marche, che non è ancora in collegamento, sta arrivando, quindi pazientiamo un momento, godendoci questa meravigliosa rosa rivisitata da Franco Achilli della 22esima edizione di questa Milanesiana. E le Marche sono una regione per noi importante e quindi è necessario che riusciamo in questo collegamento con Giorgia. Eccoci. Eccola. Buongiorno. Eccoci. Giorgia Latini, a lei la parola. Buongiorno, eccoci, scusate ma c'erano dei problemi di collegamento audio. Allora, intanto veramente un saluto a Elisabetta Sgarbi, che ringrazio per il suo impegno a livello anche nazionale, perché tutto è partito a Milano e poi si è esteso al resto d'Italia, arrivando fino a qua noi nelle Marche. La cosa importante, ecco, è che ormai siamo qua nella nostra regione alla quarta edizione e devo dire che i personaggi che sono arrivati nella nostra regione sono personaggi di grande lustro che poi si sono innamorati anche del territorio e hanno iniziato anche, no, a frequentare la nostra regione. Quindi io vedo questo evento come anche un diciamo come un volano anche per il nostro territorio, perché ci mette in contatto con delle figure importanti e quindi abbiamo visto insomma un coinvolgimento da parte di questi personaggi importante verso la nostra regione. Per questo ringrazio Elisabetta Sgarbi. Devo dire che in questo momento, poi che veniamo da un momento difficile, no, di lockdown, dove la cultura ovviamente è stata purtroppo, no, zittita per queste chiusure forzate, ecco, finalmente con la Milanesiana sarà uno dei primi eventi che qua nelle Marche si svolgerà, diamo proprio questo segnale di ripartenza, perché c'è bisogno veramente di ripartire, c'è bisogno di riniziare a pensare, c'è bisogno di iniziare, di ricominciare questo confronto culturale e la Milanesiana di questo ne è un simbolo. E ecco, sarà un'occasione per dare veramente un segnale di ripartenza, anche perché nel territorio marchigiano questo evento non è solamente di un giorno, no? Ma è di più giornate dove oltre a esserci vari personaggi, insomma, la città di Ascoli Piceno si popola anche di eventi collaterali, tra cui anche mostre, insomma. Quindi devo dire che è sicuramente un appuntamento che aspettiamo e come Regione Marche, ecco, sosteniamo con grande piacere insieme al comune di Ascoli Piceno. Quindi grazie ancora e ci vediamo presto nel nostro territorio. Grazie Giorgia Latini, ci fa molto piacere arrivare in questa bellissima regione che è sempre da scoprire.
e per la sua bellezza e per i beni artistici. Ora cedo la parola all'assessore alla cultura della città di Monza, dottor Longo. Buongiorno. Ecco, Massimiliano, buongiorno. Non riuscivo a leggere qui nella calligrafia che mi è stata passata in questo foglio il nome proprio. Buongiorno. Buongiorno, io la ringrazio per la presenza della Milanesiana nel calendario estivo della mia città, dà molto prestigio al nostro programma previsto per quest'estate, quindi è la prima volta che vi ospitiamo, ne siamo molto felici. Tra l'altro sarete in un contesto meraviglioso nella nostra piazza Duomo che vede la facciata del Duomo da poco restaurata e quindi avrete una scenografia perfetta per il programma interessante che avete previsto. Sono anche particolarmente lieto di ospitare ancora una volta Vittorio Sgarbi, che era un appuntamento fisso dei nostri appuntamenti estivi, fino naturalmente a quando non è avvenuta la sciagura del Covid che ci ha costretto ad annullare gli eventi estivi nel 2020. Non aggiungo altro e quindi vi ringrazio ancora una volta, particolarmente Elisabetta Sgarbi, ma tutta l'organizzazione. Grazie, sarà un'emozione essere nella Piazza Duomo. Ora cedo la parola al sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che mi auguro sia collegato. Se non è collegato, andiamo avanti e chiedo a Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria, città dove abbiamo inaugurato il monumento a Umberto Eco, di Cherima, eccoci. Buongiorno, che bello vedervi. A voi la parola. Il nostro viaggio ad Alessandria continua, anno dopo anno. Buongiorno. Elisabetta, buongiorno a tutti. Vi vedo in forma e anche noi siamo in forma splendida, nonostante tutto. Siamo pronti per la terza edizione, per la terza tappa alessandrina della Milanesiana. Come sempre ti ringrazio per l'attenzione che hai voluto riservare alla nostra città e per la capacità di sintesi che hai avuto nell'illustrare la serata. Però hai centrato gli argomenti. Tanti ci chiederanno come mai San Francesco. Ecco, bellissima la situazione di Eco. Io vorrei aggiungere una cosa importante. Per noi il fatto che oggi ci sia finalmente il progetto esecutivo e quindi vada in appalto i lavori per il restauro di San Francesco non è solo il restauro di una chiesa, è una rinascita di Alessandria, perché questa chiesa medievale del tardo 200 ha avuto il rischio di essere demolita dalla seconda metà dell'Ottocento, di nuovo negli anni 60 del Novecento, quindi insomma in stato di abbandono con una volontà demolitoria terribile. Quindi il sapere recuperare viceversa una memoria importante del passato è anche un pezzo d'arte non indifferente di cultura lombarda, e quindi anche qui ci ricolleghiamo con Milano, perché insomma noi eravamo, come dire, sotto braccio a Milano in quei tempi, è qualcosa di clamorosamente significativo. Il fatto che Vittorio ci racconti con la sua capacità affabulatoria, non indifferente, il tema delle iconografie di San Francesco è proprio un modo per ricordare alla città che questo recupero, e non solo alla città ovviamente, non è uno dei tanti lavori, ma è un momento di rinascita e di consapevolezza della comunità rispetto alle proprie radici. A questo si aggiunge un altro elemento, l'hai citato, il momento musicale, da dove il maestro Edgardo Moroni si esibirà. Beh, questa è una qualità della città, per cui insegna al nostro conservatorio nel corso di jazz ed è un personaggio famoso del jazz, ha avuto un successo non indifferente. Quindi è un'Alessandria che si presenta da una parte
con le sue radici antiche che affondano, diciamo così, in un medioevo molto affascinante, e dall'altra parte un'Alessandria che si proietta anche a una cultura moderna e che ha una qualità, una qualificazione non indifferente sul piano didattico, sul piano musicale. Bene, grazie Sindaco, grazie all'assessore che vedo. Grazie anche all'assessore Clima che ha seguito con grande attenzione questa vicenda qua. È stato un grande piacere, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E non so se posso recuperare il Sindaco di Ascoli Piceno. Ce l'avete? Allora, noi siamo... Eccolo, ecco Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, città ormai d'elezione della milanesiana. Ti cedo volentieri la parola. Mi ci senti? Non mi sento, adesso è meglio. Ecco, però esce... iPhone di Marco, scompare la tua faccia e compare un messaggio in parola. Ecco. Mi sentite? Ti vediamo. No? Bene, grazie. Sì. Grazie Elisabetta, grazie a tutti voi e buongiorno, scusatemi il... ritardo, come sindaco della città di... Come sindaco della città di Ascoli Piceno voglio esprimere il grande onore per la nostra città di poter partecipare ad uno dei palcoscenici più importanti, che è quello dell'edizione del 2021 della Milanesiana. Sarà la quarta volta che la Milanesiana farà tappa ad Ascoli Piceno e ringrazio anche l'amica cara il notaio Francesca Filauri, perché è una grande appassionata e molto legata alla Milanesiana, e grazie anche a lei stiamo portando avanti questa iniziativa che dà lustro ad Ascoli Piceno. Lo scorso anno già durante l'emergenza Covid abbiamo voluto fortemente organizzare questa rassegna culturale, perché siamo convinti che proprio attraverso la cultura e l'arte in ogni sua forma vogliamo dare sviluppo al nostro territorio come motore e fulcro per il rilancio. Quindi anche nel 2021 si rafforza il legame già sinergico tra la Milanesiana e Ascoli Piceno, che sarà una delle città capitali di questo appuntamento. Il termine capitale non è casuale, perché come amministrazione infatti abbiamo deciso di candidare Ascoli Piceno a capitale italiana della cultura 2024, perché siamo convinti che la nostra città abbia tutti i requisiti per ambire a un riconoscimento così importante. Chiediamo un sostegno anche alla Milanesiana, ma in realtà già grazie al supporto di Elisabetta Sgarbi stiamo procedendo con iniziative culturali di grande spessore come la Milanesiana, e la Milanesiana è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, e siamo davvero orgogliosi di ospitare ad Ascoli Piceno, e anche noi speriamo che possa rappresentare un vero simbolo di rilancio non solo artistico e culturale, ma anche economico e sociale del nostro paese, perché il nostro obiettivo è proprio di trasformare i nostri musei, i nostri teatri come le fabbriche del futuro, quindi dare ricchezza culturale ma anche ricchezza economica e lavorativa. Quindi chiudo ringraziando l'amica Elisabetta Sgarbi, l'amica ormai di Ascoli Piceno, sempre disponibile ad organizzare la Milanesiana ad Ascoli Piceno. Ringrazio anche il notaio Francesca Filauri e tutte le persone che dietro le quinte hanno lavorato con grande impegno e nel silenzio, quindi per l'organizzazione di questo grande appuntamento. Grazie, buona giornata. Grazie Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli. La parola a Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere della Buona giornata, grazie per l'invito. Tutta l'Italia si prepara a ripartire. Elisabetta Sgarbi non si è mai fermata. Già l'anno scorso abbiamo visto e vissuto
un'edizione interessantissima della Milanesiana, e quest'anno ci apprestiamo a seguire un'edizione ancora più bella e ancora più ricca. Quindi tanto complimenti, e vi seguiamo sempre con grande gioia e partecipazione. L'edizione di quest'anno sarà ancora più larga e diffusa, e anche di questo siamo contenti. Riguarderà 21 città, quindi un vero e proprio viaggio in Italia. Devo dire che questo poi è scritto nel codice genetico di Milano. Milano ha un senso quando riesce a guidare il futuro, quando riesce a guidare il nostro paese. E questo è esattamente il momento. Un paese e una città in difficoltà dopo questa orribile pandemia, è il momento di ripartire. E come se non con la cultura e dalla cultura? Già l'anno scorso noi Corriere della Sera abbiamo siglato con Elisabetta, con la Milanesiana, un accordo culturale, per cui abbiamo trasmesso tantissimi eventi del festival sul nostro Corriere.it, e abbiamo appena rinnovato questo accordo che ci ha dato grandi soddisfazioni, e quindi anche per questa edizione il Corriere della Sera ci sarà, seguirà in diretta tantissimi eventi, e quindi in tutta Italia ecco che si potrà seguire la Milanesiana. E tra le bellezze del digitale c'è anche quella di raggiungere un numero larghissimo di persone che possano essere interessate alla cultura, perché poi digitale e cultura messi assieme funzionano. Lo stiamo vedendo, perché i dati ci danno ragione. Corriere.it ormai è diventata una corazzata straordinaria, 5-6 milioni di utenti unici al giorno. Nei momenti più difficili della pandemia siamo arrivati a 10-12 milioni di contatti quotidiani. Questa è una cosa che ci dà un grande orgoglio e naturalmente una grande responsabilità, perché mai come in questo momento è diventato difficile portare la qualità sul web e soprattutto riuscire a distinguere il vero dal falso. Però è uno di quei momenti in cui davvero ha senso fare bene il nostro mestiere. E allora viva la collaborazione con la Milanesiana, che rinnoviamo e ne siamo lieti. Ripartiremo, seguirete gli eventi su Corriere.it, e il punto è che nel digitale, in questa prateria, noi possiamo andare in giro con il lanciafiamme oppure piantare degli alberi, delle piante, visto che il tema è proprio il futuro. E allora, come Corriere della Sera, siamo impegnati nel tentativo, ma siamo fiduciosi, di appunto piantare degli alberi, dei fiori, a partire dal fiore della Milanesiana. In bocca al lupo e buon viaggio. Grazie a Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera. Cedo la parola a Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa. Eccolo, buongiorno. Buongiorno, grazie. Ci vediamo, grazie. Grazie per l'invito. Siamo naturalmente felici, onorati di far parte di una rassegna così prestigiosa, così ricca, di questo movimento che plasticamente attraversa l'intero paese e ci porta verso il futuro. Categoria quanto mai chiave per il tempo che stiamo vivendo, soprattutto se declinata nel segno del progresso. Trovo straordinaria la ricchezza con cui un concetto, una possibilità di questo genere è esplorata nella sua ricchezza dialettica. E sposo con grande forza l'impianto interdisciplinare di questa rassegna, che trovo sia anche ancora una volta un segno tangibile di questa volontà di aprire, di creare ponti dopo il lungo periodo di confinamento che ci stiamo lasciando alle spalle, e che al tempo stesso ci richiama con forza l'importanza del fare rete, del tenere aperto il dialogo. Ovviamente
un motivo di particolare gioia è l'attenzione nel quadro di questa riflessione che è stata dedicata alla figura di Strehler, a cui anche il Piccolo Teatro di Milano si appresterà a rendere omaggio durante la prossima stagione, e credo che proprio il percorso di Strehler possa essere un segno evidente di quel nesso passato-futuro di cui stavamo parlando, dell'importanza di attingere alla tradizione per immaginare e per fondare il futuro. E proprio il caso di Strehler ci può fare riflettere su come la cultura, l'arte, e questo è al centro del progetto della Milanesiana, possa essere un volano fondamentale per il rilancio di un'intera comunità e di una città tutta. Grazie. Grazie Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano. Ora la parola a Massimiliano Di Silvestre, presidente BMW Italia. Non so se il collegamento è riuscito. La nostra collaborazione continua da anni con BMW e mi farebbe piacere. Ecco, Massimiliano Di Silvestre, prego la parola per un intervento. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi da parte mia, da parte di Italia. Un saluto particolare a lei, dottoressa Sgarbi, alle istituzioni e a Emilia. Mi fa davvero molto piacere. Mi fa molto piacere essere con voi e condividere, diciamo, l'approccio concreto del gruppo BMW sul tema della cultura. Nel 71, esattamente 50 anni fa, nel 1971, iniziava il nostro impegno culturale a livello mondiale, commissionando 3 dipinti all'artista Gerhard Richter. E da allora sono state avviate più di un centinaio di iniziative culturali da parte del gruppo BMW nel campo dell'arte moderna contemporanea, della musica classica, del jazz, così come dell'architettura e del design. Analogamente, nel corso degli oltre 50 anni di presenza sul mercato italiano, perché noi come BMW Italia siamo da 50 anni sul mercato italiano, siamo stati a fianco di moltissime istituzioni, partendo dal Teatro alla Scala, il FAI, la Triennale di Milano, il Teatro dell'Opera, la Fondazione Prada, la Quadriennale d'Arte, il Festival Internazionale del Cinema di Roma e molto altro. Chiaro che l'impegno culturale e gli investimenti correlati anche in periodo di Covid sono stati e sono una parte fondamentale del nostro programma di corporate social responsibility, il nostro programma con il quale vogliamo davvero restituire alla società parte del successo che il mercato ci riconosce. La libertà, mi lasci dire che la libertà creativa incondizionata e le cooperazioni che siano davvero sostenibili a lungo termine sono essenziali per dar vita ad una vera partnership campo culturale che vada oltre la mera sponsorizzazione di un evento. Ecco allora, proprio in virtù di questi valori che abbiamo confermato anche per il 2021 la nostra partnership con la Milanesiana e anche quest'anno il nostro Urban Store di BMW Milano in via di Amicis sarà ospiterà anche quest'anno come nelle passate edizioni 4 momenti significativi dell'evento e sarà anche un luogo, speriamo, privilegiato. E porteremo infatti in Italia un altro esemplare della nostra collezione di Art Car, collezione che è nata nel 1975 dalla intuizione di un pilota francese, il pilota Paulin, dopo aver presentato al pubblico milanese i capolavori di Jenny Holzer, Andy Warhol, Calder. Quest'anno sarà il turno di un'artista sudafricana, Esther Malangu. Nel 1991, quindi esattamente 30 anni fa, Esther Malangu fu la prima artista donna a creare una BMW Art Car e trasferì su una BMW 525i tutta la forza della locale arte e l'ebene, unendo la tradizione tribale alla tecnologia moderna. Quindi questo un po' è in sintesi quello. Siamo davvero molto orgogliosi di condividere i contenuti che siamo orgogliosi di condividere con la Milanesiana anche quest'anno, e quindi non mi resta che dare un appuntamento a tutti a fine giugno, inizio luglio, presso il nostro Urban Store di Via De Micis per un'altra stimolante edizione della Milanesiana e augurare a tutti voi una buona giornata. Vi ringrazio. Grazie Massimiliano Di Silvestre. Avremo anche il catalogo dell'Art Car che conterrà anche le altre, sì, Art Car esposte fino a qui, quindi faremo
un'opera omnia delle Arcar che abbiamo esposto in questa nostra collaborazione. Grazie ancora. Cedo ora la parola a Davide Maggi, consigliere d'amministrazione di Fondazione Cariplo, settore cultura. Buongiorno Davide Maggi, a lei la parola. Buongiorno a lei dottoressa, grazie per l'invito. Porto i saluti del presidente professor Fosti di Fondazione Cariplo. Siamo molto, molto lieti di essere presenti e come è noto Fondazione Cariplo sin dalla sua costituzione ha sempre appoggiato il tema della cultura, rientra tra uno dei quattro fondamentali percorsi di sviluppo delle attività filantropiche di Fondazione Cariplo insieme ai servizi alla persona, all'ambiente e alla ricerca scientifica. L'anno 2020 è stato un anno particolare per tutti e ovviamente un ente filantropico come Fondazione Cariplo è stato chiamato e si è sentito ovviamente impegnato nel dare risposte immediate soprattutto al tema della pandemia, quindi la risposta cosiddetta ai servizi alla persona. Tuttavia, proprio per espressa volontà del Consiglio e del Comitato di Beneficenza, il tema della cultura non è stato assolutamente messo in secondo piano, anzi ha voluto ribadire un impegno preciso nell'ambito del settore della cultura, approvando circa 430 progetti nel settore della cultura con un impegno di 35 milioni di euro a favore di questo settore, secondo soltanto appunto al settore dei servizi alla persona per i motivi che ho detto, cercando di mettere soprattutto e dando l'opportunità alle organizzazioni del mondo culturale di poter riprendere e mantenere e sostenersi in questo periodo di difficoltà e di chiusura. In modo particolare voglio ricordare due iniziative che sono state adottate nel mondo della cultura. La prima è stato un bando per la cultura, un bando da 8 milioni di euro che aveva, diciamo, nella sua finalità quella di permettere alle organizzazioni culturali di rinnovarsi anche dal punto di vista tecnologico, affrontando delle novità che in qualche modo la pandemia ha messo anche in luce, quindi la possibilità di articolare la propria offerta in modo diverso e innovativo da questo punto di vista. E una seconda iniziativa che è partita nel 2020 è stata l'iniziativa per il libro e la lettura. Una iniziativa la prima volta che soprattutto perché i dati in tema di lettura delle persone, segnatamente anche dei giovani, erano un po' preoccupanti, cioè si è visto un calo di attenzione nei confronti del tema della lettura e allora Fondazione Cariplo ha voluto essere vicino iniettando appunto sia delle risorse finanziarie ma anche degli eventi che potessero rivitalizzare e avvicinare i giovani anche al tema del libro e della lettura. Ecco, quindi penso che Fondazione Cariplo vuole essere vicino alle iniziative che iniettano cultura, soprattutto in questo momento in cui il tessuto sociale deve essere ricucito a causa della separazione fisica alla quale siamo stati costretti. Certo, le attività telematiche possono in qualche modo supplire, ma non possono evidentemente essere la stessa cosa che la partecipazione in presenza. Quindi benvenuta alla nuova milanesiana di quest'anno, ho sentito il programma molto intenso e quindi mi complimento con lei e con tutti gli organizzatori che hanno saputo intervenire così prontamente con un evento importante che coinvolge tanti territori in una logica di comunità, di grande comunità culturale. Quindi complimenti e grazie. Grazie a Davide Maggi. La parola ora a Raffaele Ierusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana. Buongiorno, ciao Elisabetta, buongiorno a tutti. Bello vedersi. È veramente bello vedersi, anche se purtroppo quest'anno appunto il Covid ci mette in una situazione di difficoltà, certo, anche per quanto riguarda la milanesiana. Ma Elisabetta è stata così brava che ovviamente non si ferma davanti a nulla e quindi è riuscita a fare un programma straordinario come sempre anche quest'anno. Io devo dire che noi ci siamo avvicinati recentemente alla milanesiana che conoscevamo da utenti individuali ma che non conoscevamo come azienda. È una manifestazione straordinaria e io lo considero un regalo eccezionale che viene fatto da Elisabetta e da tutti coloro che la supportano per realizzarla
per tutte le regioni, per tutte le città, per tutti i posti dove la Milanesiana passa, è veramente una manifestazione che ha una qualità straordinaria, elevatissima, e tutti gli eventi, io ho avuto modo di partecipare ormai a in diverse occasioni, sono veramente qualcosa da non perdere. Credo che sia una speranza quella di poter vedere la Milanesiana continuare a girare sempre per più paesi, per più cittadine, per più regioni del nostro paese. Finché Elisabetta ci farà questo regalo, io credo che dovremo accoglierlo a braccia aperte. Quindi ancora tante belle cose per tutti voi e soprattutto un grande in bocca al lupo a Elisabetta per un'altra edizione straordinaria della Milanesiana. E noi siamo molto lieti di essere con Milanesiana anche questa volta. Anche noi siamo lieti, grazie, speriamo di avere molta energia perché ce ne vuole tanta per viaggiare in un così lungo viaggio. Grazie ancora. Ora cedo la parola a Maura Carta, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali S.P.A. Eccoci, buongiorno Maura. Buongiorno, grazie Elisabetta. Poche cose perché è stato detto moltissimo. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, grazie per averci invitati. Siamo onorati come comparto autostradale di partecipare a questa iniziativa. Facciamo una piccolissima parte. Accogliamo Elisabetta e i suoi collaboratori che più veloci di Speedy Gonzales vanno per l'Italia e trasferiscono messaggi, fanno proposte, ci aiutano a vivere meglio, ci aiutano a riflettere. E noi mettiamo a disposizione la nostra rete, vi accogliamo e facciamo solo questa piccola parte. Tu fai la grande parte perché sei l'esempio vivente di come si deve riprendere. Milano riparte, ieri c'è stato un meraviglioso concerto alla Scala e oggi c'è la presentazione di Milanesiana. Mi sembra che sia proprio nel solco di questa proattività, un anticipo del piano di ripresa che è resilienza, e noi ti siamo grati. Seguiremo con attenzione e siamo orgogliosi di fare parte di questa famiglia allargata. Buon lavoro e grazie ancora. Grazie Maura, grazie per il sostegno e speriamo di continuare questo nostro viaggio. Paola Romerio Bonazzi, le cederei con molto piacere la parola. Eccola, Presidente Rotary Club Bormio Contea. A te. Grazie Elisabetta. Un appuntamento fisso ormai questo nostro incontro, conferenza stampa anche a Bormio, che è una città a cui quest'anno abbiamo dedicato anche una parte del sottotitolo della Milanesiana, aggiungendo lo sport. In tuo onore, in vostro onore. Posso fare un piccolo inciso allora? Io direi in onore di mia mamma, che ci avrebbe tenuto tantissimo, certo, essendo una ex olimpionica. Detto questo, passo, se no mi commuovo. Bormio è veramente felicissima di accogliere con entusiasmo questa proposta culturale di così alto livello che va a aggiungersi alla bellezza del nostro territorio. La città di Bormio con le sue montagne faranno da cornice ai contenuti che Elisabetta ha sapientemente creato per noi, e come nelle cinque, perché ormai sono cinque edizioni passate, il pubblico risponderà con calore, con la presenza numerosa che ha sempre dimostrato nella stupenda e storica Piazza del Quercio, come hai detto tu prima. E se il clima non ci aiuterà, provvederemo con le vin brûlé a scaldare gli animi. Grazie quindi ad Elisabetta. E concludendo, posso dire che la cultura è vita, la cultura è aggregazione, la cultura è progresso, la cultura è sport. E mai come in questo momento ne abbiamo fortemente bisogno di tutto questo e vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie Elisabetta, grazie di cuore. Grazie, è vero, la cultura è progresso e anche la cultura è sport, anche se non è così scontato pensarlo, ma così è. Quindi grazie, siamo felici di tornare a Bormio. Ora la parola a Giuseppe Navarini, Past Governor Distretto Rotary 2042. Buongiorno Giuseppe. Eccoci qua. Grazie,
A lei la parola, mi fa piacere che finalmente ci vediamo anche in video dopo aver tanto parlato con la sua grande collaborazione per costruire una tappa di questa importante milanesiana. A lei la parola. Grazie Elisabetta e buongiorno a tutti. Come distretto Rotary 2042, che rappresento qui oggi il club dei gruppi Brianza 1 e Brianza 2 presenti sul territorio di Monza Brianza, siamo naturalmente felici di ospitare una tappa della Milanesiana all'interno di un progetto che abbiamo lanciato e che abbiamo chiamato Rotary e la cultura. È per noi proprio un ritorno ad una delle tante azioni di servizio che vedono come destinatari le nostre comunità, come la valorizzazione della cultura nella sua connotazione più integrata. Dopo purtroppo un periodo in cui l'emergenza Covid ha spostato l'asse dei bisogni sulle necessità di contribuire alla lotta contro la pandemia e che ha visto proprio il nostro distretto con i 50 suoi club, compreso anche il club che è rappresentato appunto del Bormio che abbiamo sentito da Paola, che abbiamo sentito Paola prima. E ci ha visti proprio tutti in prima linea, quindi attraverso le nostre competenze e connessioni nel reperire dispositivi di protezione individuale, le attrezzature varie, che poi abbiamo donato ad ospedali, RSA, associazioni varie, appunto dei nostri territori. Il primo punto appuntamento inserito nel contesto di questa iniziativa Rotary alla cultura è proprio la milanesiana, che presiederà Piazza Duomo, che come ha detto prima l'assessore Longo, la si potrà godere in tutta la sua magnificenza, nella nostra amata città di Monza il prossimo 3-4 luglio. L'evento sarà appunto a partecipazione gratuita, aperto alla cittadinanza e a tutti gli appassionati. Il connubio con la milanesiana per noi è perfetto, in condivisione c'è il desiderio proprio di porsi come grande laboratorio di eccellenza di letteratura, cinema, musica, arte, scienza e filosofia. Rotary sposa quindi il progetto della milanesiana di incrociare saperi e arti diverse, portando a Monza le eccellenze internazionali del mondo culturale e scientifico. Negli anni premi Nobel per la letteratura, Nobel per la scienza, Oscar del cinema, musicisti sono stati sul palco della milanesiana. Ed oggi la città di Monza beneficerà della sua presenza, grazie proprio all'impegno del nostro distretto Rotary 2042, dei gruppi Brianza 1, Brianza 2 con i suoi 11 club, delle istituzioni territoriali e delle aziende che sostengono l'iniziativa. È insomma, che dire, un dono che vuole ringraziare tutti gli operatori sanitari che a rischio della loro vita hanno protetto la nostra, alla comunità intera che ha risposto appunto con grande umiltà e solidarietà ai vari lockdown imposti. Un dono che vuole essere, devo dire, un segno tangibile di una ritrovata e rinnovata partenza. E quindi grazie davvero per averci dato questa grande opportunità. Grazie, grazie a Giuseppe Navarini, grazie della collaborazione, come dicevo, e siamo contenti di arrivare in questa bellissima piazza Monza, dove per la prima volta arriveremo. E Alberto Lolli, rettore dell'Almo Collegio Borromeo, buongiorno. Alberto. Ciao Elisabetta. Ciao, ciao. Grazie, molto bello vederti. Non vediamo l'ora di poterti avere qui con noi. Grazie soprattutto per la tua ostinata passione e per la consueta attenzione con cui hai scelto i programmi anche quest'anno. Le epidemie hanno cambiato la storia e anche l'attuale penso non farà eccezione, ma come ci ricorda il Manzoni, non sempre ciò che viene dopo è progresso. Trovo quindi straordinario che il tema che la milanesiana ci propone sia proprio questo. Personalmente ritengo che questo tempo difficile potrà essere raccolto come un momento di progresso solo se lo vorremo, perché è vero, come scriveva la Zimbotta, che la realtà esige che si dica anche questo, la vita continua.
ma sono convinto che questo dipenda proprio da noi. Non c'è progresso, la vita non continua se noi non lo vogliamo, se non troviamo la forza di rialzarci e di ricominciare a vivere. Per questo sono particolarmente felice di ospitare 3 serate della Milanesiana nel cortile del Collegio Borromeo di Pavia in questo anno in cui festeggiamo 460 anni della nostra fondazione. È un anniversario che non possiamo né vogliamo differire a tempi migliori, anche solo perché la nostra storia è cominciata e si è rafforzata proprio attraverso le difficoltà in tempo di fame e di pestilenze. Potrei dire un progresso generato da uno strappo sociale difficilissimo nel tardo Cinquecento. Allora è vero che il tempo che attraversiamo ha messo in crisi tante certezze, ha tagliato consuetudini, ha reciso opportunità, ha mutilato qualche progetto, ma se vorremo queste potranno diventare potature, ovvero potranno cedere il passo a una nuova vita. Grazie dunque a te Elisabetta e alla Milanesiana che tornate anche quest'anno in collegio per ricordarci che il progresso spesso passa attraverso momenti ambigui e difficili e complessi come quello che stiamo vivendo. Vi aspettiamo dunque con trepidazione a Pavia, perché finché c'è cultura certamente l'umanità non potrà mai regredire. Grazie. Grazie Alberto Lolli, bella questa idea che questi sacrifici siano in fondo delle potature per una rinascita. E quindi ora voglio cedere in nome della rinascita proprio la parola al presidente della Fondazione Meyer, con cui da anni collaboriamo in vario modo su progetti dello spirito, dell'anima, e gli cedo la parola. Ho ampiamente raccontato l'incontro a Firenze e mi fa piacere che sia presente per salutarci. Gianpaolo Donzelli, a te la parola. Un saluto a te Elisabetta, al tuo pensiero, alla tua mente, al tuo cuore che ha voluto questa manifestazione che ormai ha 22 anni, quindi è nel pieno della sua maturità adulta, però una maturità che non dimentica i bambini, che non dimentica gli adolescenti, soprattutto in questo periodo ricordato anche negli interventi precedenti. Periodo che da un lato ci ha costretto a situazioni irrituali, ma nello stesso tempo ci ha anche permesso di avere incontri soprattutto con noi stessi, con lo spirito che ricordava Elisabetta, e noi professionisti della cura della malattia con un rapporto con il malato più profondo e più attento. La Milanesiana permette alla fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer di parlare, di esprimere il proprio pensiero, soprattutto per chi vive una condizione di fragilità quale una malattia grave, e che la cura non è soltanto terapia, la cura non è soltanto cercare di curare, di guarire organi malati, ma la cura è della persona intera. Olisticamente pensata, la cura dello spirito, la cura della mente, e quindi tutti gli strumenti necessari per questo devono essere messi in opera, ma soprattutto lo strumento primo è di creare una classe di professionisti che realmente credono in questo aspetto della cura. Ecco perché la Milanesiana per noi è un prezioso strumento per far veicolare questi pensieri cari anche ad Elisabetta, cara alla sua persona, e permette quindi di intercettare tanti altri ospedali, tanti altri luoghi di cura, perché insieme cominciamo a realizzare quel binomio tra umanesimo e scienze medico-biologiche di cui la società sente un grande bisogno, e soprattutto in questo periodo ne ha sentito un grande bisogno. Pensate a un periodo in cui è stato a volte impossibile raggiungere i propri cari per dare loro l'ultimo sguardo, l'ultima carezza, l'ultimo saluto, per una non attenta, a mio modo di vedere, condizione che permettesse
quello che è uno degli aspetti più importanti della cura. Come spesso ho detto, i momenti più importanti della nostra esperienza umana sono quando nasciamo e quando moriamo. Massima allora l'attenzione a questi due momenti, e chi può esprimere la massima attenzione in questi due momenti è soprattutto la cultura. Solo questa cultura ci consentirà una visione diversa della cura della malattia. Sono a fianco, con privilegio e con orgoglio, per quello che mi è dato e mi è possibile, a Elisabetta in questa esperienza così innovativa nello scenario dell'assistenza sanitaria in Italia. Grazie, grazie a Giampaolo Donzelli. Ora ci sono gli ultimi due interventi e cedo la parola a Francesca Filauri, presidente del Circolo Culturalmente Insieme. Vedo anche sullo sfondo un amico, che Stefano Papetti, non vedo bene perché sono accecata chi sia con voi, però la parola a Francesca Filauri, indefinibile per la quantità di energia e di scosse elettriche che porta alla cultura. Io ringrazio Elisabetta, che per me è una amica carissima, come lei sa, e appunto riflettevo che quest'anno è la quarta edizione ormai ad Ascoli Piceno della Milanesiana, quindi è diventata un appuntamento fisso e istituzionale della nostra città. Ricordo ancora il primo anno, quando con Elisabetta decidemmo di portare questo festival meraviglioso nella città di Ascoli, quasi timidamente. Invece poi fu un'esplosione, come sempre è, di allegria, di gioia, di momenti alti e belli per lo spirito e per la mente. Allora, come oggi, la prima edizione della Milanesiana arrivò dopo un periodo triste per il nostro territorio, che appunto era dopo il terremoto, no? E quindi Elisabetta riportò diciamo l'allegria e riportò la vivacità culturale nella nostra città. Così anche questo avvenne problemi con il video, non so. Nara, la sessione principale. L'anno scorso, diciamo, con la pandemia, perché fu il primo appuntamento culturale a cui la nostra città partecipò dopo la ripresa della vita dopo la pandemia. E lo stesso quest'anno. Io concordo perfettamente con quanto ha detto il vice direttore del Corriere della Sera, che Elisabetta non si è mai fermata, a differenza degli altri, che ha sempre proseguito nella sua grande attività di impresa culturale che fa a tutto tondo. Il programma, come sempre, di Ascoli è bellissimo, è ricchissimo. Io l'ho ascoltato oggi perché Elisabetta non rilascia anteprime, e veramente sono emozionatissima, perché non pensavo tutte queste, un programma davvero così ricco ed entusiasmante. In quei giorni la città di Ascoli, come sanno tutti, è pervasa da una febbre, la febbre della Milanesiana. C'è un'euforia e un'allegria diffusa dalla mattina alla sera, e tutti ci si unisce in maniera corale per condividere e partecipare a questi eventi, che sono sempre più belli. Condivido infatti le parole che ha detto l'assessore alla Regione Marche, che i personaggi portati da Elisabetta poi hanno concentrato la loro attenzione sulla nostra città, e da qui poi hanno consentito di diventare un volano ad Ascoli per andare, diciamo, ad avere visibilità nazionale. Questo è accaduto per Pupi Avati, che Elisabetta ha portato qui l'anno scorso e che pochi giorni fa è tornato nella città di Ascoli per dei progetti, e anche con gli Extraliscio, che poi dopo adesso erano i primi esordi, diciamo, lo scorso anno, e poi adesso sono diventati famosissimi, hanno solcato il palco di Sanremo e così via. Quest'anno anche ci sarà la mostra, come sempre, che però, a differenza degli altri anni, ho visto non avrà le opere della collezione Cavallini Sgarbi, perché do una piccola notizia in anteprima: avremo la collezione proprio intera della famiglia Sgarbi, che verrà ospitata ad Ascoli Piceno dal 6 giugno fino a tutto il prossimo anno, e quindi avremo questa cosa bellissima. E poi, ecco, Elisabetta, proprio a testimonianza dell'amore verso la nostra città,
ci omaggerà di questa rosa bellissima, luminosa, che sarà un segno tangibile della presenza della milanesiana qui e che ci sosterrà appunto anche in quello che ha detto il nostro sindaco di Ascoli Fioravanti nella candidatura di Ascoli a capitale italiana della cultura per il 2024. Cioè questa rosa sarà il segno tangibile della presenza della milanesiana e sicuramente ci porterà fortuna e supporto. Dietro di me c'è il professor Papetti, che è il direttore dei musei civici, sarà appunto curatore della mostra della milanesiana, e Raffaele Nardinò, che è l'altro membro del direttivo del nostro circolo, che sin dall'inizio è stato il promotore, ecco, di questa iniziativa qui sul territorio. Grazie di tutto Elisabetta, grazie di essere ancora con noi, in bocca al lupo per tutto, sei sempre la migliore, lo sai come la penso. Grazie, grazie a voi, ci vedremo ad Ascoli e festeggeremo questa nostra rinascita con la milanesiana dopo un periodo molto difficile. Grazie anche a Stefano Papetti, che dà un contributo importante proprio per la parte artistica, che è molto ricca. A questo punto ancora due interventi, Domenico Veronese, Owner Villa Bogdano 1880, buongiorno Domenico, eccoci, ci buongiorno, vediamo Elisabetta. Qui. Buongiorno a tutti. Questa importante presenza, prima presenza alla milanesiana, grazie di essere intervenuto, l'ascoltiamo. Grazie a voi, è un piacere di partecipare a questa storica e prestigiosa manifestazione, per noi è la prima volta. Perché la milanesiana, visto il nostro un po' particolare settore di appartenenza? Villa Bogdano 1880 è una tenuta agricola e vitivinicola e situata nelle vicinanze di Portogruaro, ai confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. L'ho rilevata nel 2016 da una nota famiglia milanese che l'aveva custodita per quasi un secolo, con l'intento non solo di puntare a una produzione enologica di eccellenza, ma anche e soprattutto di tutelare un patrimonio storico, artistico e naturalistico, più che centenario. La tenuta ospita uno dei pochi residui di foresta planiziale presenti nel nord Italia, è risalente al 1200 ed è riconosciuta come sito di interesse comunitario a tutela delle biodiversità. Al suo interno vi sono numerose specie di fauna e flora protette e quasi 20 ettari di vigneti storici, alcuni più che centenari, che noi abbiamo scelto con calma e pazienza di conservare, di valorizzare, con una particolare attenzione alle varietà autoctone. Nonostante le dimensioni, la tenuta pratica un'agricoltura biologica e sostenibile e ha abbracciato come parte della propria missione la sostenibilità ambientale, la salute del consumatore e la tutela delle biodiversità. Sostenibilità e di biodiversità, a nostro avviso, vanno affrontate con un occhio di riguardo al passato e alla tradizione, ma anche con la consapevolezza di dover investire in ricerca, in sperimentazione, in nuove tecnologie, in analisi di big data, rispettando il patrimonio e le diversità locali, ma anche ragionando in un'ottica globale, tanto più in considerazione del fatto che nel nostro settore, come molti altri, facciamo parte dell'Unione Europea. Alla luce di questo è abbastanza facile a questo punto capire come siamo arrivati alla milanesiana. La milanesiana è sempre stato un punto di incontro tra arti e scienze e nasce nella città di Leonardo, sicuramente il più grande esempio di eclettismo e di capacità di unire tradizione ed innovazione, bellezza e scienza, rispetto del passato e coraggio di affrontare le sfide del futuro. La bellezza Leonardo la ritrovava anche tra i filari di vigna, al punto da voler ricreare in piena Milano un vigneto che solo negli ultimi anni è venuto alla luce nel suo splendore. Sposando la milanesiana e promuovendo assieme un nuovo premio da quest'anno, con Villa Bogdano noi vogliamo dare il nostro contributo all'impegno per la ricerca, all'innovazione e il coraggio di cambiare, consci del gran patrimonio che ha il nostro paese e della necessità di coniugare scienza ed imprenditorialità con il rispetto per la natura, l'uomo e l'arte. Per cui grazie ancora Elisabetta, grazie milanesiana e un grande in bocca al lupo. Grazie Domenico Veronese, speriamo che sia una lunga collaborazione la nostra. L'ultimo intervento è dell'assessore alla cultura del comune di Sondrio, che è una città dove per prima arriva la milanesiana, Marcella Fratta, buongiorno.
Bene, buongiorno. Io ringrazio per questa splendida opportunità che ha dato al nostro comune, quindi ringrazio lei, Angelo Schena, che ci ha messo in contatto. Certo. Naturalmente questa, la possibilità di realizzazione del nostro evento è dovuta anche a tante forze che su questo territorio sono, diciamo, desiderose di culture. Quindi c'è stata la collaborazione dei Club Lions della nostra circoscrizione, dei vari club, della Fondazione Provantellina Onlus, del Consorzio BIM e del Comune di Sondrio, che appunto si sono uniti proprio per poter dare alla nostra cittadina un nutrimento, quel nutrimento necessario. Noi ringraziamo per l'evento che appunto ha deciso di offrire e di rendere, diciamo, la possibilità ai nostri cittadini di essere parte di un evento culturale così importante che diciamo promuove la nostra cultura anche all'estero, vedo, e io mi complimento con lei perché la Milanesiana diventa una rassegna internazionale con la tappa parigina. Un evento che comunque è già estremamente interculturale per la presenza di questi artisti, letterati, intellettuali che hanno provenienze diverse, quindi diciamo ammiro molto questo aspetto di interculturalità e di desiderio di migliorare la comprensione fra i popoli. Noi siamo veramente orgogliosi di essere la tappa iniziale e quindi di poter promuovere tutta quella che è la sua proposta culturale anche per i nostri cittadini, in modo tale che possano seguire maggiormente la Milanesiana, sentirsi maggiormente parte di quest'Italia che a volte per noi è un po' lontana perché la nostra localizzazione, insomma, è veramente ai margini e a volte anche con, diciamo, così mezzi di comunicazione che dovrebbero sicuramente essere migliorati e che confidiamo di poter migliorare dal momento che il nostro territorio ospiterà anche le Olimpiadi e quindi confidiamo di poter rendere più vicina la nostra valle. Lei già lo ha fatto comunque culturalmente perché aveva già scelto Bormio, quindi diciamo la nostra provincia faceva già parte dei suoi itinerari e siamo molto contenti, l'abbiamo molto seguita. E quindi ringrazio davvero di cuore a nome dell'amministrazione comunale di Sondrio, a nome del nostro sindaco Marco Scaramellini e confidiamo, le dirò confidiamo, che non sia un episodio. Cioè cercheremo, spero che si possa creare quella collaborazione in modo tale da poter far sì che sia un appuntamento frequente, sia un appuntamento che possa arricchire la nostra provincia da un punto di vista culturale, come lei sa ben fare. Io mi complimento perché ho sempre seguito la sua rassegna per la ricchezza, per la profondità degli argomenti. La tematica di quest'anno è veramente molto puntuale e significativa perché abbiamo bisogno di fiducia. Il progresso è un avanzamento, sicuramente avanzeremo, supereremo così, questo periodo di estrema difficoltà per tutti, per molti ancora di più, perché sicuramente per molti è stato ancora più difficoltoso e ritengo che scegliere progresso vuol dire scegliere fiducia, incoraggiamento e speranza per tutti. Quindi la ringrazio molto, mi complimento per l'iniziativa. La seguiremo e seguiremo così tutta l'Italia e ci sentiremo molto vicini come Italia. Grazie ancora. Grazie Marcella Fratta, grazie Assessore per questo bel intervento di chiusura. Io quindi vi saluto, devo ringraziare tutti, chiedo scusa se non ho potuto citare tutto e tutti come avrei voluto, ma vedete che sono le 2:10, abbiamo iniziato puntualissimi a mezzogiorno, saremmo andati avanti per un intero pomeriggio, con tutti ci vedremo in questo lungo viaggio in Italia. Buona Milanesiana, in nome di questa rosa che offro a coloro che ci hanno seguito fin qui. E ora la sigla, il ballo della rosa di Extraliscio. Arrivederci.